Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi vi parlo del kit di coltivazione dei cardoncelli, dei funghi, li potete fare anche voi a casa. Adesso vi faccio vedere il risultato, vi faccio vedere come funziona e vediamo come ottenere il massimo da queste ballette di funghi. Rieccoci sul canale. Allora, questa è una confezione da 3,99 euro, insomma 4 euro. La trovate all'Eurospin se le trovate ancora. Chi le ha prese è stato fortunato perché quando sono andato io la seconda volta ormai ce n'erano poche. All'interno della confezione, io le ho già tolte perché cominciavano ad essere pronte, si trova una busta con dentro una balletta di paglia già imbevuta di acqua e del micelio già fatto dall'azienda che le vende con una spugnetta inumidita già di acqua. Io le ho già aperte perché mi sono accorto che non tanto questa, ma questa volevo aspettare a fare il video, ma vedete ci sono già i primi funghi. Ora vi mostro un attimino la sequenza da fare per ottenere poi una balletta di funghi eccezionale. Ne ho già una pronta, ve la faccio vedere a fine video. Se guardiamo bene sul kit di istruzioni c'è esattamente quello che bisogna fare. Allora, praticamente bisogna tagliare la busta, mettere un substrato di 2 cm di terriccio, bagnare con uno spruzzino 2 volte al giorno, 5 spruzzate per volta, attendere il raccolto, ma è roba di giorni. E poi tagliarli per circa 1 cm e spazzolare il fungo. È molto semplice. Allora, non mi prendo questa come esempio, vi prendo questa che è ancora grezza, dentro non c'è niente. Vedete? Taglio un po' il nylon. Ok, ho cambiato angolazione che si vede meglio. Questo è il substrato così come lo trovate voi, è ancora umido. E così deve essere. Un paio di centimetri di terra, io ho del terriccio, del substrato da semina. Ma potete mettere quello che volete, ovviamente se mettete un buon terriccio avete più possibilità poi di avere fonti nutrienti migliori, insomma, un paio di centimetri, ecco qua, coperto quasi tutto. All'inizio una buona dose di acqua e poi di mantenimento 5 spruzzate 2 volte al giorno. Bene, questo è fatto. Facciamo anche l'altro, anche se ha già dei funghi che stanno emergendo, dopo vi faccio vedere il risultato. Allora, ho sentito degli amici che hanno fatto un paio di raccolti con questo tipo di ballette di funghi. Con le ballette che avevo preso io gli anni scorsi, trovate il video sul blog, avevo fatto anche 3 raccolte buone. Qui però devo fare un esperimento, adesso poi quando chiudo il video lo faccio. Apro una balletta, la stendo in una cassettina di legno e voglio vedere se c'è il micelio anche qui. Da questa parte qui, che è la superficie maggiore, tra l'altro. Quindi poi vi faccio sapere come va, ne sacrifico una. Io qui le sto tenendo in serra, ecco, il luogo dove tenerle è molto importante, mai sotto la luce diretta. Io ce l'ho in serra, non è riscaldata, è umida quanto basta. Voi potete anche acquistare una di quelle serrette da 30 euro. Se avete anche un balcone, quelle che fanno angolo sono anche molto belle. L'importante è che non siano alla luce del sole. Diretto non va bene. Ok, ora vi faccio vedere quella che ho iniziato la settimana scorsa e nel giro veramente di 4-5 giorni guardate cosa mi ha dato. Guardate che meraviglia. Guardate che belli questi cardoncelli. Sono alti circa 3 dita, quindi per adesso sono intorno ai 3 centimetri. Stanno venendo fuori molto bene. Giorno per giorno vengono fuori nuovi funghi. Questi ancora li devo raccogliere, devo fare la prima raccolta, eh. Ecco qui, guardate che spettacolo. Allora, chiudo il video un attimino, è stato un video brevissimo, ma c'è poco da dire, insomma, è già tutto pronto. Chiudo solo il video dicendovi questo: a chi sono rivolte queste ballette qui? A quelli come me che non conoscono i funghi nei boschi, quindi non si azzardano proprio a toccarli e a prenderli. Io parlo funghi che mi nascono spontanei in campagna, qui nel mio terreno, non vado di certo a cercarli da altre parti, anche perché non ho il patentino, non li conosco, non è il mio mondo, insomma. Quindi preferisco acquistarli direttamente così, ovviamente quelli confezionati, però hanno un altro gusto, questi sono veramente diversi, eh. Hanno un altro tipo di sapore, appena raccolti sono uno spettacolo. Una produzione minima richiede 3, 4, 5 ballette, ovviamente. Se poi le avviate in successione di 4-5 giorni, una settimana una dall'altra, ecco, si può avere un periodo medio di qualche settimana di raccolta di funghi, che non è poco. Come vi dicevo, devo fare l'esperimento di aprire una balletta, questo poi lo dovrò provare nei prossimi giorni, quindi ne sacrificherò una e vediamo come va. Se c'è un buon risultato, ve lo faccio vedere, insomma, perché secondo me
È sprecato avere solo questa superficie qui fertile e il resto no. Secondo me c'è qualcosa che si può migliorare. Dai, vi lascio a queste immagini. Queste, come dicevo, le ho prese all'Eurospin. Le trovate in qualunque consorzio e anche online, anche su Amazon le trovate, su eBay, dove vi trovate più comodo. Ci sono ballette anche più grandi, quelle che avevo preso io erano grandi quanto un tavolo, così, e lì ci avevo fatto delle buone mangiate. Vi auguro una buona giornata, grazie per essere stati con me anche oggi. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, mettete un like se vi è piaciuto il video, così, eh? No, così. Se vi fa piacere, mettetelo anche giù, va bene lo stesso. Ci vediamo giovedì prossimo, buona giornata.